La pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare del Senato della Repubblica e la trasmissione diretta sulla web TV del Senato. Ricordo che, come da prassi, lo svolgimento delle audizioni consiste in una breve illustrazione da parte dell'audito e in una replica agli eventuali quesiti e osservazioni dei senatori presenti. Do la parola quindi al dottor Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confartigianato Imprese, e do anche il benvenuto alla dottoressa Giovanna Aiello, coordinatrice dell'Ufficio Fiscalità Indirette e Adempimenti, Dipartimento Politiche Fiscali e Societarie di CNA. Detto Sì, bene? Perfetto. benissimo, Ok, prego. grazie. Grazie Presidente, buongiorno e grazie per l'opportunità che viene offerta a Confartigianato e CNA di dare un proprio contributo sull'atto governo 218 in materia di riforma. È uno dei tanti provvedimenti del governo, siamo arrivati, se non ho contato male, ad una ventina di decreti legislativi sottoposti al parere delle commissioni. Ieri abbiamo inviato peraltro un documento corposo sul tema e quindi di conseguenza mi limiterò a brevi linee guida e focalizzerò la nostra analisi su quelle che sono le criticità che abbiamo intravisto. Detto questo, nel provvedimento ci sono quattro linee di intervento che toccano quattro grandi temi di fiscalità. Una riguarda soprattutto il reddito derivante dalle attività agricole, uno riguarda, l'altro focus interessa il reddito di lavoro autonomo. Una particolare attenzione viene riservata ai redditi diversi e poi dopo arriviamo a trattare dei redditi di impresa in cui c'è un avvicinamento, quindi l'eliminazione sostanzialmente o la riduzione del cosiddetto doppio binario. Infine, sempre in materia di redditi di impresa, e poi dopo faremo un'analisi più specifica, c'è la parte relativa alla liquidazione delle società e delle ditte individuali che avevano 36 anni a cui non si metteva mano e che aveva bisogno di un restyling. Con tutte le riforme che sono state fatte, quella era l'unico pezzo della vecchia riforma che non era mai stato toccato. Partiamo dai redditi agrari, qui c'è uno sforzo del legislatore di adattare alle disposizioni di carattere fiscale a quelle che sono i più moderni sistemi di coltivazione. Infatti il terreno diventa una possibilità, non più l'elemento fondamentale per l'attribuzione del reddito agrario. Praticamente si è cercato attraverso il decreto legislativo alla vostra attenzione di portare all'interno del reddito agrario anche culture che utilizzano sistemi più evoluti, che sono le cosiddette vertical farm e le culture idroponiche. Così pure, sempre valutazione positiva sul fatto che vengono attratti al reddito d'impresa anche alcuni prodotti cosiddetti immateriali, tipo i certificati bianchi, che sono frutto dell'attività agricola che però determinano e aiutano a limitare il cambiamento climatico, quindi contengono sostanzialmente la produzione di CO2. Per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente, l'impianto non ha stravolto sostanzialmente quel che è il principio dell'onnicomprensività del reddito attribuito al contribuente, interviene chirurgicamente su alcuni aspetti che valutiamo positivamente. Il primo riguarda la non concorrenza anche delle somme versate per i familiari a carico, non concorrenza al reddito, delle somme versate per i familiari a carico per i contributi di previdenza e assistenza. C'è una diversa valorizzazione, una diversa modalità di valorizzazione per quanto concerne i beni e i servizi attribuiti al lavoratore. Oggi si fa riferimento non più al valore normale, ma al prezzo praticato mediamente nel medesimo stato di commercializzazione ed è stata risolta anche un'annosa problematica che riguardava le spese di trasferta in ambito comunale, che potevano essere giustificate unicamente da un documento proveniente dal vettore. Oggi invece si parla di spese documentate di viaggio e trasporto che devono essere comprovate e documentate, quindi non è necessario che provenga direttamente al vettore, ma potrebbe essere un intermediario che mi documenta la spesa che ha sostenuto il dipendente per il trasporto all'interno del comune. Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, c'è stata sostanzialmente una meglio riqualificazione della natura del reddito e una suddivisione in più articoli di quello che era il vecchio articolo 54 del TUIR. Viene confermato il principio di carattere generale che i redditi da lavoro autonomo sono tassabili nel momento in cui sono percepiti. Unica deroga all'imputazione temporale riguarda quelli che sono soggetti a ritenute in cui devono essere tassati in capo al professionista nel momento in cui il soggetto erogante ha fatto la ritenuta. Qui va evidenziato che si possono creare dei disallineamenti, Presidente, dei
disinnellamento, nel senso che io devo tener conto di quando, soprattutto per le somme corrisposte a fine anno, devo verificare se il soggetto che me li ha erogati ha fatto la ritenuta nell'anno precedente o nell'anno successivo, mentre prima il professionista guardava soltanto il momento in cui veniva accreditato sul proprio conto corrente o veniva il pagamento materiale, quindi ne entrava in possesso. Quindi potrebbe essere foriero di sanzioni, perché è facile incorrere in questo disallineamento fra le due modalità, da una parte dell'effettuazione della ritenuta e dall'altra della contabilizzazione del compenso da parte del professionista stesso. Viene risolto il problema dei riaddebiti e dei rimborsi a favore del professionista, che prima entravano a far parte del reddito di lavoro autonomo e devono essere assoggettati a ritenuta. Molto opportunamente il legislatore, nella proposta che viene avanzata, è quella di non assoggettare queste somme a ritenuta, anche perché non hanno natura sostanzialmente reddituale, è un mero rimborso. E c'è un tentativo di allineare la determinazione del reddito di lavoro dipendente a quello tipico delle imprese, anche se non è completamente riuscito, perché c'è tutto il problema degli ammortamenti degli immobili posseduti dai professionisti, che non sono oggetto di ammortamento, quindi non mi posso scontare quote di ammortamento come viene per le imprese, che riteniamo debba essere risolta in un prossimo futuro. Sui redditi diversi invece c'è un intervento che riguarda i terreni suscettibili di edificazione, di utilizzazione edificatoria, nel caso in cui siano pervenuti per donazione. In questo caso qui la plusvalenza, mentre precedentemente veniva calcolata come differenza tra il valore definito in atto di donazione e il prezzo percepito, oggi invece si va a ritroso, e forse più coerentemente con la filosofia della plusvalenza, guardando quanto l'aveva pagato il donante quel terreno. Peraltro questa formulazione era già contenuta, per quanto riguardava le donazioni, nel momento in cui si vendevano immobili nel lasso temporale non superiore a 5 anni. Quindi c'è un'assimilazione e un'omogeneizzazione. Arriviamo al reddito d'impresa. Sul reddito d'impresa, e arrivo alla conclusione, sul reddito d'impresa i criteri direttivi della delega sono importanti, vengono richiamati anche nel provvedimento, quindi la riduzione dell'IRES, la razionalizzazione, la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali e una semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa. Dobbiamo notare fin da subito che non è attuata la parte relativa alla riduzione dell'IRES, che prevederebbe un'aliquota agevolata nel caso in cui l'imprenditore dedichi quel reddito che ne ha ritratto in investimenti, con particolare riferimento a quelli di natura più qualificante, o in nuove assunzioni. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, peraltro, segnaliamo con favore che nella legge di bilancio è stato riproposto per in triennio la superdeduzione del 120% del costo nel caso in cui ci sia un incremento di base occupazionale. Però questa parte della delega riteniamo debba essere attuata speditamente e non ha trovato oggi ancora riscontro. Tra invece nel riallineamento tra valori fiscali, per evitare il doppio bilancio civilistico e fiscale, segnaliamo invece i contributi in conto capitale. I contributi in conto capitale oggi sono tassati in maniera molto semplice per tutte le imprese, sia in contabilità ordinaria che semplificata, indipendentemente dalla natura giuridica. Sono tassate nel momento in cui vengono percepiti, ma l'imprenditore può scegliere se eventualmente ripartirli in 5 anni. Soprattutto per le imprese individuali e di persone che sono soggette all'IRPEF, il ripartirli in 5 anni è un vantaggio, perché evita la progressività. Se io li colpisco tutti nell'anno in cui vengono incassati, mi diventa un'aliquota marginale più elevata se invece procedo con un riparto in 5 anni. Nell'eliminazione di questo doppio binario, purtroppo, che può andare bene per le società di capitali che pagano sempre un IVES del 24%, e quindi non hanno problemi di salti d'imposta, ma società di persone e ditte individuali dovrebbe, a nostro avviso, essere lasciata ancora la facoltà di mantenere in piedi un doppio binario civilistico e fiscale, acconsentendo loro di scegliere se tassarli tutti nell'anno in cui sono maturati, in cui sono percepiti, ovvero ripartirli in 5 anni. Peraltro si segnala che la normativa entrerebbe in vigore dal 2024, quindi sostanzialmente anche con un effetto retroattivo, perché nell'articolato si parla che entra in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sfalsando quelli che sono i piani finanziari delle imprese. Peraltro c'è anche un refuso che segnaliamo, perché viene detto che il secondo acconto dovrei, del 2024, calcolarlo già tenendo conto
delle nuove modalità di determinazione quando la norma non è ancora in vigore, perché il decreto legislativo deve scontare il proprio iter ed entrerebbe in vigore dal 1 gennaio del 2025, se non ricordo male, nelle norme di carattere transitorio viene indicato quel termine. Mentre per quanto riguarda gli altri elementi di riallineamento che concernono soprattutto la valutazione delle rimanenze con l'introduzione di criteri che sono già utilizzati civilisticamente, nulla da segnalare, quindi vanno nella giusta direzione. Avevo esortito all'inizio di questo breve ragionamento sul fatto della liquidazione delle società di persone e delle società di capitali di enti individuali a cui si mette mano dopo 36 anni e soprattutto cambia completamente la modalità, mentre prima i redditi venivano determinati sempre in maniera provvisoria salvo conguaglio a fine anno che dovevano a fine liquidazione. Oggi invece sono tassati sempre in maniera definitiva, ma soprattutto viene introdotto la possibilità di riportare indietro il cosiddetto carry back, le perdite maturate nell'ultimo periodo, maturato negli anni. Peraltro segnaliamo che l'introduzione del carry back, cioè la possibilità di riportare indietro le perdite, sarebbe utile introdurlo a regime non soltanto nella fase di liquidazione, perché è un elemento che peraltro è stato raccomandato anche dalla Commissione europea in un documento del 18 maggio del 2021, perché è un elemento in chiave anticiclica. La Commissione lo diceva nel 2021 durante il Covid, proprio per dire date la possibilità alle imprese che hanno realizzato perdite di non doversele scontare soltanto per il futuro, ma di andarsi a riliquidare eventualmente anche le dichiarazioni sul loro SELTA, chiudendo la perdita sugli anni precedenti su cui magari avevano pagato le tasse e quindi andando a rimborso sugli anni precedenti. Quindi noi auspichiamo che si possa in luce, e abbiamo introdotto per la prima volta il carry back nella fase di liquidazione, ma di estenderlo a tutti nella normalità della normale gestione imprenditoriale. Mi fermo qua e rimaniamo a disposizione per eventuali vostri quesiti. Grazie. Grazie al dottor Trevisani per la sua esaustiva illustrazione. Ci sono domande o quesiti da parte dei colleghi? Il senatore Turco, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto Confartigianato e CNA per questa veloce relazione su tematiche anche complesse per natura. Due osservazioni. In merito ai contributi in conto capitale, a questo punto questo riallineamento si trasforma per le imprese, così come è stata scritta la norma, in un aggravio di imposte, perché se a questo punto si va a cancellare l'agevolazione relativa alla ripartizione della tassazione delle plusvalenze, quindi dei contributi in conto capitale, di fatto andiamo ad aggravare la tassazione soprattutto per le società di capitali, soprattutto per le imprese individuali. Ma a questo punto per le altre società è vero che la tassazione rimane invariata perché l'aliquota è fissa e non progressiva, però a questo punto c'è un problema anche di ordine di liquidità. Poi la seconda osservazione che volevo poi evidenziare è invece l'allineamento con riferimento ai principi contabili. Cioè qui l'allineamento si trasforma in un allineamento, quindi in un'abolizione del doppio binario, però a pagamento, perché sul margine che si va a creare, quindi sul saldo positivo, c'è una tassazione del 18% con riferimento alle imposte sul reddito delle società, e con riferimento all'IRAP c'è una maggiorazione del 3%, quindi si tratta anche qui di un aggravio di imposte e di una maggiorazione di imposta per le società. Grazie. Grazie al senatore Turco, intende una brevissima replica, sì. 30 secondi. Perfettamente ragione il senatore Turco per quanto riguarda i contributi in conto capitale, in cui si rischia un aggravio per ditte individuali, cioè di persone, per via della progressività e quindi tassandolo tutto nell'anno. Per le imprese, soggetti IRES è sempre al 24, quindi al limite c'è un'anticipazione di un flusso finanziario. Assolutamente vero quello che ha affermato. Per quanto riguarda l'affrancamento a pagamento, c'è la possibilità di affrancare i disallineamenti pagando un 18% o un 3% a titolo di IRAP, quindi è confermato. Certo, come no, la collega Tajani.
Grazie Presidente, ringrazio anch'io gli ospiti di CNA e Confartigianato per l'esposizione. Io avevo soltanto una domanda, diciamo, su un punto specifico, che è quello che riguarda anche le attività agricole. Se la memoria non mi inganna, diciamo, la delega fiscale disponeva misure, diciamo, da costruire ovviamente, che facilitassero, incentivassero il cumulo tra pensione e quindi, diciamo, la possibilità per pensionati o persone a basso reddito di svolgere, diciamo, anche attività in ambito agricolo, quindi attività di impresa. Come dire, l'intuito, diciamo, non inganna. Però nelle disposizioni di questo decreto non mi sembra di vedere, come dire, incentivi o norme che vadano in questa direzione. Voi come organizzazioni di categoria che opinione avete, diciamo, sulla possibilità di cumulare queste due attività, cioè i redditi da pensione con attività agricole? Grazie senatrice Tajani, prego dottore. Velocemente, no, effettivamente nel dispositivo attuale all'attenzione vostra non c'è nessuna facilitazione per quanto riguarda questo cumulo, anzi segnaliamo, e ne approfitto in questa sede per dire che magari, proprio per andare nella direzione che diceva la senatrice, bisognerebbe rimuovere il cumulo, il divieto che oggi è previsto per i soggetti forfettari di effettuare un'attività, di accedere al regime forfettario se hanno un reddito da pensione o di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro. Quindi quella è proprio un'incentivazione a cumulare. Quindi approfitto unicamente della sua domanda per segnalare questo aspetto, che però si trova in un altro ambito, che è il reddito di impresa, non il reddito agrario. In linea generale, diciamo, voi siete favorevoli all'abolizione del divieto di cumulo, quindi che sia in questa condizione o in quella agraria in particolare? Essendo tutori della piccola impresa, noi siamo favorevoli alla libera iniziativa e quindi le rispondo in questa maniera: senz'altro tutto ciò che tendenzialmente non ha una ragione sociale ed è unicamente fatto per limitare l'attività di impresa ci vede contrari. Perfetto, grazie. Non vedo altri interventi. Ringrazio nuovamente il dottor Andrea Trevisani e la dottoressa Giovanna Aiello. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie per l'opportunità. Noi siamo qui per Confprofessioni, quindi la Confederazione dei Liberi Professionisti Italiani. Allora, io già dico due cose che tracceranno un po' le linee di questo intervento. La prima è che il provvedimento alla vostra attenzione è un provvedimento che ci vede ampiamente favorevoli, perché tra l'altro contiene un provvedimento che per noi è fondamentale relativamente alla neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione e aggregazione degli studi professionali, provvedimento che chiedevamo da tantissimo tempo. Il secondo è una riflessione un po' d'insieme sull'attuazione della delega fiscale e un po' anche contestualizzata al momento attuale, quello che stiamo vivendo. Allora, per quanto riguarda la legge delega sulla riforma fiscale, noi abbiamo salutato con favore il varo della legge delega, l'impostazione che era stata data, facendo soprattutto riferimento a una cosa: il riequilibrio del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente.
Ultimamente, e faccio riferimento in particolare al concordato preventivo biennale, vediamo qualche criticità. Cioè, nell'attuazione e nelle modalità con cui si sta dando il via a questa operazione, è un'operazione assolutamente positiva nell'intenzione e anche nello strumento che è stato scelto, noi vediamo un po' un'antitesi con l'obiettivo appunto di garantire il rispetto dello statuto del contribuente. Perché? Perché noi siamo arrivati con un provvedimento che è nato a febbraio, è stato cambiato radicalmente, anche migliorato diciamo, a agosto, ha avuto un altro intervento indiretto con l'inserimento del ravvedimento speciale a ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato le prime istruzioni operative il 17 settembre e le sta continuando a rilasciare, le ultime le ha rilasciate ieri e noi abbiamo la scadenza il 31 ottobre. Si fa fatica sia come professionisti ma soprattutto come contribuenti, che sono quelli che devono aderire, a rispettare questa scadenza e a lavorare in questo modo, perché il quadro ovviamente non è ancora chiarissimo, altrimenti l'Agenzia delle Entrate non continuerebbe a rilasciare in continuazione delle istruzioni operative. Ripeto, le ultime due sono state rilasciate ieri, il 28 ottobre, con la scadenza il 31. Noi crediamo che questa modalità vada abbandonata per il futuro. Perché? Perché mette poi in discussione la stessa fiducia del contribuente nell'amministrazione finanziaria. Se il contribuente non si fida dell'amministrazione finanziaria, e abbiamo anche nel recente passato degli esempi di regole cambiate a partita in corso, ricerca e sviluppo, super bonus e addirittura quando la partita era finita, a quel punto poi proporgli strumenti di compliance che hanno anche una loro ragione di essere e sarebbero anche molto utili, diventa inutile, quasi inutile, perché c'è il rischio che il contribuente, perdendo l'affidamento nella pubblica amministrazione finanziaria, poi non si fidi appunto e non sfrutti queste che, a nostro avviso, da un punto di vista tecnico, sono delle opportunità. Detto questo, sul contesto che stiamo vivendo, anche perché poi le sigle che aderiscono a Confprofessioni in questi giorni appunto sono in agitazione rispetto a questo tema, direi che si può affrontare il decreto legislativo di riforma dell'IRES e dell'IRPEF soprattutto con invece uno spirito completamente diverso, molto positivo appunto per quello che è il contenuto. Per quel che ci riguarda, lo anticipavo prima, è di fondamentale importanza l'impostazione che è stata data alla società tra professionisti, quindi all'operazione di riorganizzazione e aggregazione degli studi professionali. Perché? Perché la società tra professionisti è stata introdotta nel nostro ordinamento qualche anno fa, nel 2011, e da allora ha avuto qualche difficoltà a avere successo. Però negli ultimi anni il numero delle società professionisti sta progressivamente crescendo. Perché? Perché noi abbiamo un problema strutturale di dimensioni, noi abbiamo una frammentazione delle professioni enorme, quindi lo studio medio italiano ha due addetti, 2,7 addetti, molto meno rispetto alla Francia o altre esperienze europee. Quindi la possibilità di aggregarsi senza dover sopportare un onere fiscale semplicemente perché si è deciso di mettersi insieme, esattamente come poi succede per le imprese, lo riteniamo un provvedimento sacrosanto e lo spiegavamo da anni. Quindi su questo siamo totalmente favorevoli, ci piace come è stata scritta, non abbiamo una virgola da cambiare rispetto a quello che c'è scritto nel testo di legge. Se in via prospettica possiamo dare un suggerimento per renderla veramente appetibile, io direi questo, che oggi abbiamo risolto il problema fiscale, rimane un problema previdenziale non per tutti i professionisti ma soltanto su alcune casse. Perché? Perché come funziona, qui devo scendere un po' sul tecnico, ma come funziona il rapporto tra professionista e società tra professionista? Di fatto la società tra professionista fatturerà la prestazione dei professionisti soci al cliente. I professionisti soci a quel punto fattureranno la loro prestazione, che è sempre la stessa, alla società per prendersi appunto il loro corrispettivo. Ora, alcune casse di previdenza, per esempio la mia, quella dei dottori commercialisti, cosa prevedono? Che ci sia un contributo previdenziale integrativo
sul fatturato, quindi su ogni fattura. Una prestazione, due fatture, società al cliente, professionista alla società, raddoppio il contributo, 4 più 4 diventa 8%, che non va nemmeno sul mio montante contributivo previdenziale, perché quello non è ovviamente riconosciuto, serve per pagare altre per coprire altre prestazioni. Quindi noi crediamo che questa sia una distorsione che vada anche contro i principi che dovrebbero regolare e che regolano la previdenza, e quindi l'indicazione che possiamo dare qui è quella di provare a risolvere questo problema, che per noi è importante e costituisce, secondo noi, l'ultima barriera all'utilizzo di questo strumento, che secondo noi è veramente formidabile, quello delle società tra professionisti. L'altro suggerimento, ma in via subordinata, è quello che deriva dal ragionamento generale, e quindi sia il tessuto imprenditoriale, a nostro avviso, sia quello professionale deve essere rafforzato, deve essere reso più produttivo attraverso appunto la crescita della dimensione media, e quindi provare a capire se si riescono a incentivare queste operazioni anche sul piano del classico incentivo fiscale, quando queste operazioni ovviamente sono volte a rafforzare la struttura, perché una struttura rafforzata è una struttura probabilmente multidisciplinare e che quindi può rispondere meglio alle esigenze del mercato, che sono le esigenze banalmente del consumatore che si rivolge a un pool di professionisti che sa affrontare delle questioni complesse, o ancora di più delle imprese che hanno bisogno non più del singolo professionista, ma appunto di una serie di professionalità incarnate in diversi professionisti che possano risolvere le loro problematiche. Questo è sinteticamente quello che volevo rappresentare. Ok, grazie. Ci sono interventi? Immagino di no. Grazie per... Ah sì, il senatore Turco, prego. Professioni, è detto professioni, sì, perfetto. Sì, è per questo. Sì, Presidente. Sì, grazie Presidente. Io volevo ritornare un attimo sul concordato preventivo biennale, dato che tutte le associazioni dei dottori commercialisti hanno indetto uno sciopero, un'astensione dall'attività professionale dal 31 di ottobre, se non erro, al 7 di novembre. E volevo sapere, diciamo, la vostra associazione, qual era la posizione sul tema. E poi questo strumento che voi avete definito uno strumento collaborativo, forse nasceva come uno strumento collaborativo dove il governo poi, strada facendo, ha cancellato quella interlocuzione preventiva che avrebbe consentito ai contribuenti e ai professionisti sia l'accesso ai dati e sia soprattutto l'interlocuzione preventiva prima dell'elaborazione e poi della proposta. E quindi volevo sapere da voi se effettivamente questa collaborazione, questo spirito collaborativo tra erario e contribuente ancora persiste, oppure se questo strumento, così come l'Agenzia delle Entrate nell'ultima comunicazione ha paventato la possibilità per chi non aderisce di un controllo, si è trasformato in uno strumento coercitivo, cioè chi non aderisce viene inserito in una lista. Grazie. Grazie, prego. Allora, grazie per le domande. Allora, la prima risposta è: noi abbiamo all'interno della Confederazione più associazioni di commercialisti. Tutte queste associazioni condividono la richiesta di un differimento dei termini per aderire al concordato preventivo per le ragioni che ho esposto. Alcune di queste associazioni hanno utilizzato e stanno utilizzando lo strumento dello sciopero, altre di queste associazioni stanno utilizzando altri strumenti, hanno comprato una pagina del giornale e sono comunque in agitazione. Noi ovviamente supportiamo le forme di protesta che hanno scelto in un senso costruttivo, quindi nell'andare a rappresentare che effettivamente questo differimento è necessario per i motivi di cui dicevo prima.
se si vuole che lo strumento funzioni, ma se è stata fatta una norma dello Stato, una legge dello Stato, significa che si vuole che funzioni, metteteci in condizione di farlo funzionare nella migliore maniera possibile. Per quanto riguarda un giudizio sullo strumento e quindi l'inserimento in liste selettive, io su questo, allora, lo strumento sul piano tecnico non può che funzionare che così, perché la vedo materialmente impossibile instaurare un discorso preventivo con tutti i contribuenti che potenzialmente possono aderire al concordato, perché si parla di milioni e quindi non sarebbe nelle possibilità dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda, e quindi l'automatismo che è previsto, è un automatismo che dal nostro punto di vista ci può stare, e probabilmente anche il migliore possibile attualmente per quello strumento lì. Per quanto riguarda il fatto che se io non aderisco al concordato vengo inserito in liste selettive, questa cosa a mio avviso è contraddittoria. Noi l'abbiamo già detto, non possiamo aderire a questa ricostruzione qui. Perché? Perché l'inserimento nelle liste selettive è determinato a oggi dal punteggio ISA. Noi facciamo gli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Chi ha un punteggio basso, cosa gli succede? Viene inserito in queste liste, dove poi l'amministrazione finanziaria pesca per fare i controlli. Ed è corretto che sia così. Ora, se questa operazione qui viene traslata sul concordato preventivo biennale, è ovvio che si perde il senso dello stesso concordato preventivo biennale, che è uno strumento di compliance e non uno strumento per individuare possibili evasori. Evasori o non evasori, il concordato preventivo su questo non c'entra niente. Il punteggio ISA invece ha una sua funzione anche su questo. Allora, le rilevazioni che abbiamo fatto sono e che hanno fatto più che altro delle associazioni, oggi è uscita una delle associazioni aderenti alla nostra confederazione, arrivano a una stima tra il 10 e il 20% degli aventi diritto. Poi questo lo vedremo nei prossimi giorni, ma anche per questo si rende necessaria un differimento, una proroga, perché si concede più tempo per elaborare un convincimento che è basato su norme che purtroppo oggi, io capisco, in via generale sono chiare, ma sul caso specifico, quello che poi capita al singolo contribuente, non sono ancora così chiare, tant'è che l'Agenzia delle Entrate ieri ha tirato fuori, pubblicandole, due nuovi chiarimenti. Perfetto. Grazie al dottor Dili, grazie al dottor Girella. E grazie anche per lo spirito propositivo, perché insomma, da protesta lui giustamente ha parlato di suggerimenti, e quindi i suggerimenti sono ben accetti da questa commissione. Grazie. Vi ringraziamo moltissimo, grazie. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Allora, adesso abbiamo la terza audizione, sono le 16:21. Se facciamo le domande rischiamo di non entrare, quindi... Se posso inizio io. Sì, non abbiamo moltissimo tempo perché fra 10 minuti iniziamo l'aula e quindi. Dura però 10 minuti. In Europa in 3 minuti, qua 10. Ok, grazie e do il benvenuto ai due vicepresidenti, la dottoressa, il dottor Celestino Bottone, vicepresidente responsabile fiscalità, e la dottoressa Patrizia Gabellone, vicepresidente responsabile lavoro e welfare. È la volta del dottor Celestino Bottoni, prego. Intanto grazie, ringrazio la sesta commissione, giustamente i tempi devono essere celeri, ruberò pochissimi minuti poi per cedere appunto la parola, se mi è consentito, alla collega.
Noi venimmo qui tanti anni fa, ci congratuliamo perché facevamo la somma delle circolari, delle risoluzioni, delle istruzioni ministeriali e contando tutto questo materiale contavamo almeno 2500 pagine. Oggi ci complimentiamo perché non solo per il 2018, per tutto quello che è la riforma, perché dopo 25 anni confidiamo che con la fine del 2025 forse voi ce la fate, ma ce la facciamo pure noi, perché non è facile seguire il fisco. Detto questo, quindi, con un plauso generale, perché lo aspettavamo, io avevo i capelli castani, adesso sono brizzolato, ma sono contento di poter vedere almeno questa riforma. Piccole. Fortunato ad averli. Come? Già, fortunato ad averli. Perché aspettava più di me, io aspettavo 25 anni, invece qui il senatore aspettava già dalla Visco, aspettava il 96 da Visco, quindi aspettava ancora più di me. Scherzo, ovviamente scherzo, mi perdonerà. Soltanto quindi delle brevissime pillole facendo riferimento alla memoria, che è già molto sintetica. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, va benissimo recuperare i contributi, almeno abbiamo un'equiparazione con il lavoro dipendente. Poniamo l'accento velocemente su due piccole questioni. È evidente che ai fini ISA, vado fuori tema ma ritorno subito sull'argomento, ai fini ISA dobbiamo però sterilizzare questo dato, altrimenti dobbiamo rifarli tutti e due. Tutti e due, compreso anche il concordato, perché il concordato 2025, se non faccio oggi l'adesione, posso farlo nel 25, c'è un problema perché il reddito è cambiato. Quindi se proponiamo, viene sterilizzato il contributo ai fini dell'algoritmo, non cambia nulla. Se viceversa non sterilizziamo il contributo a fine dell'algoritmo, dobbiamo rivedere gli algoritmi, sarebbe un problema. Lo segnaliamo soltanto perché crediamo in entrambi gli istituti. Bene aver eliminato là dal 25, no, per il 24, la rinota conto sui rimborsi, rimborsi che poi creavano una doppia gestione, perché sul ricavo che non era ricavo deducevo ovviamente il rimborso, bene, perché tanto era una partita di giro, se mi è permesso. Sulla rinota conto, seguendo invece la norma generale, speriamo che prima o poi ci sia anche la possibilità di diminuire detta rinota conto, come già avviene per le provvigioni. Mi sia permesso, già andando verso le conclusioni, qui noi capiamo dalle memorie che c'è un minor gettito di cassa per lo Stato. Oggi, se tu hai le ritenute del conto sul 24, le ricopri nel 25, nel 24 lo capiamo che c'è un maggior flusso per il bilancio dello Stato, ma tanto le recuperate nel 25. L'operazione è neutra, se la vedete sul biennio, si neutralizza. Quindi, leggendo le memorie, c'è una perdita di gettito. Se guardiamo soltanto al 24 siamo d'accordo, basta vederla sul biennio, si sterilizzano queste attività. Di conseguenza, sul rendiconto conto invece, se ci fosse una diminuzione, ripeto, non cambia nulla a saldi, ma cambia per gli studi strutturati, vedi anche appunto le provvigioni, perché vanno con dei crediti e l'utile finanziario lo percepiscono dopo aver compensato a maggio dell'anno successivo. Detto questo, quindi, bene anche il discorso sugli immobili, spero che ci sarà la possibilità di rivedere la detrazione sugli immobili, perché è rimasta un decennio di norme diverse fra di loro. Due note che ci riguardano, e sto già concludendo, che ci riguardano come mondo di EPI, due purtroppo segnaliamo due discrepanze. Il mondo di EPI tutela anche i professionisti di cui è la legge 4, qui senatore mi rivolgo anche a lei, non capiamo come due intermediari che trasmettono, vado fuori tema ma sto sempre sul lavoro autonomo, trasmettono tutte e due telematicamente la dichiarazione, uno è ordinista, ha la tutela della malattia, l'altro non ha la tutela, c'è qualcosa che non funziona. Società tra professionisti, avete visto la parte contabile per quanto riguarda l'allineamento fra l'udice civilistico e la parte fiscale, benissimo. Vado fuori tema, anche qui l'STP ci sono dei professionisti non meglio riconosciuti di cui è la legge 4, che potreste tranquillamente invece rivederli come professionisti appunto riconosciuti proprio da voi. E tornando appunto e chiudendo con il reddito d'impresa, è una grande apertura iniziare a rivedere un reddito che tende ad avere la stessa espressione, e chiudo con un piccolo aneddoto, perché ci troviamo in una casistica dove l'imprenditore ai fini del bilancio civilistico va in banca e può avere una perdita, poi porta l'unico alla stessa banca e c'è un utile, la banca gli lavora non l'unico, gli lavora i dati di bilancio. Quindi un plauso, mi taccio, ringrazio veramente
questa commissione e, se mi è permesso, chiedo alla collega di proseguire velocemente sul lavoro dipendente. Grazie. Prego, dottoressa Cabellone. Grazie, dottor Bottone. Grazie. Allora, aggiungo anche i miei complimenti rispetto alla riforma, anche perché è una riforma che punta un po' anche alla semplificazione degli adempimenti. C'è una nota che però volevo evidenziare proprio perché sembra un po' in controtendenza con lo spirito, ed è quella legata alla modifica che è stata fatta all'articolo 51,2 lettera A, in particolare sui contributi versati ai fondi sanitari integrativi da parte delle aziende, quindi dei datori di lavoro. La modifica che è stata fatta è l'inserimento della possibilità di non confluenza nell'imponibile fiscale solamente dei contributi che vengono versati a enti o casse che sono iscritte presso il registro nazionale tenuto dal Ministero della Salute, quindi il SIAF. Va benissimo, però ci sono, va benissimo da un lato perché c'è naturalmente fa una operazione di verifica dei criteri e di qualità dei fondi che chiedono l'iscrizione. Dall'altra parte però si pone un contrasto, perché da gennaio 25 tutti i datori di lavoro, per rispetto ai contributi che già versano e che già non confluiscono nell'imponibile fino a dicembre 24, verranno chiamati a fare due operazioni di controllo. La prima, se questi contributi vengono versati a enti che sono iscritti nel registro, e la seconda, se questi enti, oltre a essere iscritti nel registro, applicano le caratteristiche di mutualità e di solidarietà. Ora, il registro tenuto dal Ministero della Salute non è un registro pubblico, quindi non c'è nessuna possibilità di consultazione. Ad oggi, e rispetto anche ai lavori che ci sono in corso nella Commissione Permanente, Lavoro, Welfare, Affari Sociali, Sanità, proprio lo stesso dirigente del Ministero della Salute ha previsto che la messa a regime sia del SIAF che del CRUSCOT e dell'Osservatorio più o meno avverrà intorno 26-27, quindi vuol dire che fino a quella data ci sono dei lavori in corso per mettere in condizione di poter poi avere una visibilità. Quindi il rischio qual è? Che a gennaio 25 c'è l'impossibilità oggettiva da parte dei datori di lavoro di non trattare fiscalmente le somme che sono state trattate fino adesso come non confluenza. Oltretutto, l'iscrizione al SIAF adesso è solo su base annuale. La presentazione avviene a giugno perché occorre il bilancio rendiconto che prima di aprile non si può avere, e il Ministero della Salute risponde con l'iscrizione più o meno non prima di ottobre dello stesso anno. Quindi vuol dire che da gennaio a settembre il datore di lavoro non può considerare esenti quei valori e quindi vanno a confluire sull'imponibile fiscale con una tassazione che poi deve essere invece ripresa a fine anno. Ma a fine anno sulla base di cosa? Perché non c'è un registro, quindi non è possibile saperlo. Deve fare un atto di fede nei confronti dell'ente sanitario che gli fa vedere il certificato rilasciato dal Ministero della Salute, sperando che sia reale, perché non c'è nessuna possibilità di verificarlo. Quindi sicuramente c'è uno sfriso importante. Allora, se va il provvedimento va in un'ottica di semplificazione, bisogna armonizzare. Allora, o si dice che per evitare la tassazione che si prendono in considerazione, non so, gli enti che negli ultimi 2-3 anni hanno avuto la registrazione, la conferma della registrazione annua SIAF, o altrimenti si deve creare un momento di transizione. L'ultimo punto, e poi mi taccio, l'altra modifica che è stata fatta è l'eliminazione della lettera I-bis, che è quella che prevede per le persone che hanno già raggiunto un requisito pensionistico di poter chiedere il non versamento della contribuzione a proprio carico all'INPS. In questo provvedimento quella lettera viene abrogata, mentre invece nella manovra di bilancio viene richiamata. Quindi c'è un disallineamento fra i due provvedimenti. Perfetto, grazie. Ci sono quesiti da parte dei colleghi? No? Benissimo, grazie. Evidentemente siete stati esaustivi. Grazie. Alla prossima, ai due vicepresidenti. Grazie ancora.